Già 25 anni, sembra l'altro ieri. Eravamo dei ragazzini. Sì, davvero. Quando ti ho incontrato ero molto in tensione perché non sapevo chi tu fossi, poi ero all'inizio. Prima non sapevo che cosa avresti fatto. Mi sono rilassata quando mi hai portato i disegni. L'incontro è stato meraviglioso perché l'ho sentito come un punto di partenza. Ci siamo incontrati a settembre del 1997. Le presento un portfolio e lei mi dice: ah, mi sembra interessante, proviamo a fare qualcosa. Sono nati subito due progetti che sono la linea, che è una chaise longue alta 25 cm da terra e con un semplice segno siamo riusciti ad assecondare il comfort di seduta. E l'altro progetto invece che io amo tantissimo è la Tollo. È un'idea di una serie di puff assemblati assieme. Ci è sempre piaciuto indagare, investigare. Le forme morbide, ad esempio, non erano delle forme praticate a quel tempo. L'atteggiamento scomposto rispetto all'atteggiamento composto. Se pensavamo a una seduta, non pensavamo di prendere il tè alle 5. Abbiamo sempre pensato di berci un bel gin tonic alle 7 di sera. La Paola ha sempre lavorato sui materiali, io ho lavorato sui disegni, sulle forme, abbiamo lavorato sulle idee. Io penso che le cose nuove nascono sempre quando ci sono delle suggestioni o dei punti di vista differenti che però hanno il coraggio di trovare il punto di incontro. Al tempo c'era molto poco in termini di outdoor. E poi cose scomode, invece portare fuori dei prodotti che avessero il comfort dell'interno era una cosa nuova. E a noi questa cosa ha dato un punto di partenza enorme su cui abbiamo poi fondato uno dei grandi valori dell'azienda. Cosa diciamo della linea? Intanto che ci piace ancora. Che ci piace ancora, sì. E che quando l'hai disegnata non esisteva niente con questa forma. Ci abbiamo intrecciato in mille modi. Fino a che siamo arrivati anche all'ultima evoluzione. Certo, qua. Con il diade. Con il diade, con il Twiggy, con questi intrecci un po' diversi da quello che abbiamo fatto fino adesso e vediamo cosa succederà nei prossimi 25 anni. Ma saremo sopra il divano o sotto il divano? Secondo me saremo sopra un divano nuovo che nessuno ha ancora inventato. Il divano volante. Fantastico!